buonasera. Tra pochi istanti, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A2, Girone A, avrà inizio la partita tra l'Hockey Thiene e la formazione dell'Hockey Roller Bassano. Presentiamo le formazioni di questa sera. Formazione dell'Hockey Roller Bassano allenata dal signor Ivano Zanfi. Comin Nicola, numero 18. Pelva Edoardo, numero 3 e capitano. Bergamin Davide, numero 8. Marangoni Andrea, numero 9. Fraccaro Alberto, numero 11. Campagnolo Stefano, numero 17. Panizza Michele, numero 33, Dalmonte Filippo, numero 58, Zen Pietro, numero 80, Baroni Stefano, numero 10. Formazione dell'Hockey Thiene allenata da mister Gabriele Tiella, col numero 7 il capitano Enrico Sperotto, col numero 1 Nicolò Pavan, col numero 3 Lopreiato Leonardo, col numero 5 Davide Dalla Giustina, col numero 6 Pietro Luotti, col numero 11 Giorgio Casarotto, col numero 16 Filippo Ballardin, col numero 18 Marco Todeschini, col numero 23 Elia Guglielmi, col numero 37 Alessandro Conzato. Arbitrerà l'incontro il signor Righetti Matteo. Arbitro ausiliario il signor Garzotto Luca. Addetto ai 45 secondi il signor Ardit Luca. Cronometrista il signor Marchioretto Antonio. Segna punti il signor Dalla Vecchia Loris. Buonasera, buonasera gentili appassionati, ascoltatrici ed ascoltatori e ben ritrovati al Palaceccato di Thiene. Ed un cordiale saluto ai sostenitori di Bassano. In diretta per il commento di Modesto la partita di cartello della 19ª di campionato di Serie A2, con un derby scintillante fra la squadra di casa, l'Hockey Thiene, e l'Hockey Roller Bassano. Un derby che servirà a delineare la classifica per il terzo, quarto posto, dove si trovano ambedue le squadre appaiate in questo momento, visto che ai primi due posti ci sono il Vercelli con 49 punti e l'Hockey Montecchio Precalcino con 40 punti. Ma veniamo ai quintetti di partenza che scenderanno in campo, anzi sono già in campo. Roller Bassano, col numero 3 Pelva, col numero 9 Marangoni, 17 Campagnolo, col numero 33 Panizza ed in porta con il numero 18 il gargantuesco Nick Comin. L'Hockey Thiene scende in campo con il numero 7 capitano Sperotto, numero 6 Luotti, Casarotto al numero 11, Ballardin al numero 16 e in porta il portiere Pavan col numero 1. I tecnici degli incontri, neanche a dirlo, sono mister Zanfi per il Roller Bassano e mister Tiella per l'Hockey Thiene. Direttore di gara, lo ripeto, il signor Matteo Righetti. Come abbiamo detto, un derby scintillante si aspetta questa sera per cercare di delineare la classifica che li vede appaiati a 38 punti in terza e quarta posizione di questo campionato nazionale A2. Prime fase di gioco dove le squadre devono togliere
arrivare alla forma massima, quindi che però non stanno tanto studiandosi, ma si interfacciano una contro l'altra fin dai primi minuti di inizio di questa partita. Come abbiamo detto, in prima posizione c'è l'Hockey Vercelli con 49 punti e l'Hockey Montecchio Precalcino è seconda con 40 punti. Seguono, ripetiamo, Roller Bassano 38 punti e Hockey Tiene 38 punti. I marcatori, i migliori marcatori delle due squadre in questo momento sono per l'Hockey Tiene il numero 11 Giorgio Casarotto, che si trova in classifica al secondo posto con 43 reti, e invece del Roller Bassano abbiamo il Marangoni che con 24 reti si trova ottavo in classifica marcatori. Ma tutti sono ottimi giocatori sia da una parte che dall'altra, e quindi dobbiamo aspettarci eventualmente gol sempre da tutte le incursioni che effettueranno le due squadre. In questo momento è in attacco l'Hockey Tieni, e muove palla Ballardin per Giorgio Casarotto. Ancora devono trovare la condizione migliore dopo il riscaldamento fatto nel prepartita. Studiare l'avversario, le posizioni delle due squadre in attacco e in difesa. Adesso è Sperotto che conclude l'azione respinta dal casco di Comin Nicola. Il campagnolo allora che si fionda in avanti, cade, ma l'arbitro non ravvede fallo e quindi gioco a terra praticamente, anche se era franato addosso quasi alla balaustra di fondo campo. È il Tiene allora che si incarica di ripartire con Sperotto che scende in avanti, si porta di nuovo al centro, dà la palla, scambi ancora per trovare le posizioni migliori. Sembra molto ben piazzata la difesa del Roller Bassano, infatti rintuzzano tutte le incursioni, tutti i tentativi di attacco dell'Hockey Tiene. In questo momento Luotti che gira dietro la porta, tiro un po' velleitario, ributta la palla al centro Casarotto ma non si avvede il Ballardin, allora Pelva che scende in attacco sulla fascia destra, non affonda, ritorna il gioco a centrocampo più ragionato. È Roller Bassano adesso che porta avanti la pallina con Panizza che la difende molto bene dall'incursione di Ballardin, scarica in fondo per Pelva. È Campagnolo che devia, ma Pavan pronto a ribattere senza problemi. E allora è il Tiene, quando siamo al terzo minuto di gioco, primi minuti ancora di cercare di trovare il bandolo giusto, l'azione. Eccolo che Sperotto riesce a superare Pelva, arriva tu per tu con Comin che gli ribatte il tiro senza problemi. Allora Roller Bassano che inizia nuovamente l'affondo da Marangoni in questo momento, Campagnolo, Panizza, giocatori molto molto esperti che possono trovare il momento giusto in qualsiasi momento. Infatti la girata veloce, precisa, bella di Marangoni va sopra la porta difesa da Pavan. Allora riparte l'Hockey Tiene, e Luotti ancora fasi diciamo di studio. Casarotto, Luotti gira ancora dietro la porta, affondano fino in ultima, ma il giocatore si sposta alla porta, quindi l'arbitro ferma il gioco.
siamo solo al quarto minuto, non ci sono stati incursioni per il momento pericolose né da una parte né dall'altra. Palla alla squadra in attacco, Locke tiene, è ancora Luotti che gira, scarica all'indietro per Sperotto. Casarotto si libera, conclusione a tu per tu con risponde Comì, poi ribatte subito Luotti, però il tiro viene ribattuto da Comì nell'incursione, Pelva scarica fuori, riparte, tiene, conclusione ribattuta da Panizza, dagli parastinchi di Panizza. Allora Pelva, è Pelva che dà Panizza, conclusione al volo, pericolosa, in diagonale, risponde Pavan. Risponde Pavan, cade in questo momento Panizza sulla difesa della pallina di Ballardin. E allora il roller Bassano ha fatto vedere già un po' la velocità e le triangolazioni che riesce a mettere in campo questa sera per difendere o acquistarsi il titolo di terza di forza di campionato. E Pelva ancora da solo, alza la palla, non riesce la conclusione. Non riesce la conclusione, nella ripartenza di Luotti viene fermato da Pelva, ma anche se cade l'arbitro fischia solo il fallo di squadra, primo fallo di squadra della partita. Quando siamo al quinto minuto di gioco, mancano ancora più di 19. E allora il tiene, che ha già avuto un assaggio della velocità, della pericolosità del roller Bassano. E allora è Luotti che porta indietro il gioco, Sperotto scende sulla sinistra, cerca di liberarsi, la zona è presidiata da Marangoni, tiro, conclusione, Paracomin ben piazzato, chiuso lo specchio della porta, ma si protrae, e là, rigore, attenzione, rigore sulla spinta troppo decisa di Panizza su Ballardin, rigore quando siamo al sesto minuto di gioco. L'arbitro Righetti non ha nessun tentennamento e dichiara il rigore. Stop. Si stanno prodigando in tentativi che non portano a niente il roller Bassano. Le discussioni, infatti anche mister Zanfi richiama i giocatori e dice basta, ormai l'arbitro ha chiamato. Allora Casarotto davanti a Comin, tiro diretto, rigore. E parata di Comin, si alza sulle gambe, para la conclusione di Casarotto, nulla di fatto, sprecata questa prima occasione d'oro per sbloccare il risultato, andare in vantaggio, ma Comin con un'alzata di gambe ha detto no al bel tiro di Casarotto che era sotto l'asta, quindi parata. Adesso incursione di Ballardin che non va a buon fine, fallo del tiene, riparte roller Bassano, 2 contro 1, Panizza dà a Campagnolo fermo, Marangoni tiro, parata miracolosa di Pavan che dice no, aveva tutto il lato sinistro aperto, ma Marangoni ha tirato un diabolico tiro sulla destra di Pavan che è riuscito a fermarlo. Quindi la partita si stanno scaldando anche i giocatori di casa, perché sono già al terzo fallo di squadra consecutivo, 3-1 per il Tiene, dovrà darsi una calmata. E allora è il roller Bassano quando siamo al settimo del primo tempo, ha avuto un'ottima occasione, Marangoni tiene palla, la scarica ma non riesce il tiro di Campagnolo, contrattacco del Tiene, Ballardin va a conclusione, para Comin senza difficoltà. E allora capovolgimento di fronte, tiene palla Campagnolo, tiro velenoso sullo stinco, il gambale di Pavan che dice no, non si passa per il momento, niente da fare, si resta sullo 0-0.
si è accesa e di molto in questi ultimi minuti. Siamo al settimo, ripeto, settimo del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, conclusione di Luotti, para con il casco Nick Comin, ancora Luotti ma il tiro non riesce a filtrare, si infrange al di fuori dell'area e così può ripartire il roller Bassano. E Panizza adesso che si incarica, il numero 33 si incarica di portare l'azione, non riesce a trovare il varco giusto, passa Pelva il capitano Pelva che però contrastato da Ballardin gli fa schizzare la palla fuori dal specchio di gioco. Allora, come dicevamo, siamo ancora sullo 0-0 ma tutti i giocatori hanno fatto vedere delle potenzialità per andare in gol e quindi bisogna fare attenzione ad entrambe le squadre. E Campagnolo adesso, conclusione di Marangoni, no, l'arbitro dice che il tiro era diretto, quindi fuori, riparte l'OK Tiene, Ballardin che scende da Sperotto non riesce a trovare il varco giusto, allora si incarica Luotti di portare avanti l'attacco e ancora un rimbalzare fra avanti e indietro, scende Casarotto sulla destra, gira dietro la porta, ben chiusa la difesa del roller Bassano, la conclusione di Sperotto si infrange sulla stecca di Campagnolo, bomba di Marangoni, nulla di fatto, esce il portiere, non muove niente, pallina fuori e adesso Ballardin che fa l'incursione, cade, proteste della panchina del Tiene, l'arbitro fa continuare il gioco. Allora Campagnolo raccoglie la palla, si incarica in questi momenti, fallo di Sperotto, troppo irruento il suo tentativo di difendere e siamo a quattro falli per la squadra del Tiene. E allora riparte il Bassano con Marangoni sempre dietro la porta, sbattuto da Sperotto, fare troppo irruento del capitano, siamo a cinque falli. Aveva mosso la pallina Marangoni in velocità, ma l'arbitro ha fatto fermare il gioco. Come si diceva, Campagnolo gioca quasi di punta. Lui che è sempre stato un centrale difensore, gioca quasi di punta questa sera per dare qualità all'attacco, esperienza. E Sperotto adesso, conclusione, raso terra, esce di poco dal palo. E allora riprende palla il Tiene sul cambio fra Ballardin che esce e Conzato che entra, e però la perde palla il Tiene sul passaggio indietro, però retropassaggio che non è andato in tempo giusti sul cambio di atleta fra Ballardin e Conzato che con il numero 37 è entrato in questo momento. Quando siamo al decimo del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. Bella la partita, intensa, le due squadre non si risparmiano, ma per il momento nessuna delle due ha trovato il varco giusto. Quindi primo cambio effettuato fra le file dell'OK Tiene, vedo che anche la panchina del roller Bassano si sta muovendo, vediamo se effettueranno un cambio. Ma con la pallina del Tiene, Sperotto che viene in avanti, passaggio che viene raccolto da Marangoni che si libera, tiro raso terra molto pericoloso, ma si stira sul palchen Pavan e lo ferma senza problemi. Riparte l'OK Tiene con Giorgio Casarotto che viene in avanti, solito gioco dietro la porta, scarico all'indietro, Sperotto scende sulla destra, conclusione che si ferma sulla rete esterna. E però Sperotto commette un altro fallo. Se troppo acceso il giocatore
nel confronto con Campagnolo, che di furbizia lo istiga probabilmente. In questo momento conclusione che fermata da Pavan, conclusione di Campagnolo fermata da Pavan. Commette fallo il roller Bassano, scagliando Marangoni a terra, Luotti. Si stanno anche accendendo un po' il nervosismo fra le due compagini, visto che il risultato non si sblocca. I giocatori sono nervosi, non trovano il varco giusto. In questo momento Casarotto non riesce a tirare. Pelva allora che poi si porta in attacco, si scaglia, gira al centro, non trova il varco giusto per Panizza. Allora palla ancora del roller Bassano. Stranamente vedo anche Mister Tiella che alza un pochino la voce, forse per istigare i suoi, richiamarli alla lucidità, che serve più quella che altro, per tentare di sbloccare il risultato, che invece ci riesce Marangoni. Quando mancano 12 minuti e 28 secondi alla fine del primo tempo, bordata dalla tre quarti, Marangoni segna 1-0 per il roller, tiro all'incrocio dei pali, nulla da fare per Pavan. Allora, primo time out della partita chiamato dall'Hockey Tiene, mentre vediamo che Mister Tiella dà i suggerimenti giusti. Vediamo un doppio cambio, escono Campagnolo e Panizza ed entra Fraccaro e Dal Monte. Fra la file del roller Bassano, che dopo essersi portato in vantaggio ha pensato di cambiare due giocatori per dare la possibilità di risparmiarsi e tornare un po' tutti. Nel file invece dell'Hockey Tiene non c'è nessun cambio. Il quintetto di partenza è stato cambiato solo Ballardini ed è entrato Conzato, rimane così, quindi con Conzato, Casarotto, Sperotto, Luotti e Pavan. Il roller Bassano risponde con Dal Monte, Fraccaro, Pelva, Marangoni e Nick Comin. Allora, si è sbloccato finalmente la partita, si è sbloccata con la rete del roller Bassano, quando siamo a circa metà, esattamente a metà del primo tempo. Rete eseguita con un tiro splendido all'incrocio dei pali sulla destra di Pavan da Marangoni. È ancora lui adesso che porta la palla in avanti. Adesso fa sicuramente gioco conservativo il roller, anche per dare sui nervi alla squadra di casa. Conzato che raccoglie la pallina da Luotti. Luotti scende, si libera, conclusione parata da Comin in modo egregio. Ancora Luotti che si dà molto da fare. Luotti chiuso da Fraccaro. Passano però i 5 secondi, quindi porta troppo dietro la palla, non riesce a divincolarsi. Palla del roller con Dal Monte. Dal Monte che dà a Pelva, tiro da lontano, deviazione di Conzato. La palla sarà della squadra in attacco, e cioè il roller Bassano. E Pelva sulla pallina, dà all'indietro per Dal Monte. Dal Monte conserva la palla, ancora Pelva, Dal Monte dietro la porta, dà all'indietro per Fraccaro, conclusione da lontano, deviazione parata forse fra il portiere e Conzato, attacco del Tiene con Sperotto che viene avanti ma non riesce a passare Fraccaro, tiro da lontano di Casarotto, para molto bene Comin. E ancora conclusione tremenda di Marangoni, che ha messo a posto il merino. Adesso ogni tiro è nello specchio della porta
ma para Pavan, capovolgimento di fronte, non riesce il passaggio, Luotti Conzato, e allora roller Bassano e ferma tutto Conzato, Sperotto, Luotti, siamo in 3 contro 2, nulla di fatto, rientra Del Monte e ferma l'azione, si porta in avanti con un fallo che però Casarotto era riuscito a subire, quindi fallo del roller Bassano. Il Tiene adesso cerca di produrre un affondo, si era liberato Conzato ma non lo vede Sperotto, ancora Sperotto tiene la palla, conclude ma non viene fermato. Vediamo anche che è entrato un nuovo giocatore, ne ha cambiati 3 su 4, è uscito anche Marangoni ed è entrato col numero, vediamo, scusate un attimo che ho perso i fogli, col numero 80 Zen, numero 80 è entrato Zen al posto di Marangoni. Quando siamo a 9 minuti e 40 secondi al termine della prima frazione di gioco, cambiato, rivoluzionato la squadra mister Zanfi, e però adesso conquista la palla Casarotto che litiga con Fraccaro che gli chiude e gli sbarra la strada, deve ripartire dalle fasce laterali con Luotti che dà Conzato, però non si libera ancora Luotti ed è Sperotto che viene in avanti, Sperotto cerca di liberarsi, ne ha due sotto, riesce a mantenere la pallina, tiro improbabile, troppo sbilanciato, anche subendo un fallo che però l'arbitro non lo ravvede, quindi tiro si va molto alto fuori dallo specchio di gioco. E Fraccaro allora che dà la palla a Del Monte, ancora Fraccaro, tiene la pallina, fa trascorrere il tempo, siamo a 8:50 dalla fine di questa prima frazione di gioco condotta per il momento da roller Bassano per 1-0. Dal Monte adesso con scarica dietro a Capitan Pelva che da Fraccaro, fanno mantenimento della pallina, come dicevo un giocatore che non è più qui del Tiene, possedimento palla, il possedimento di palla termina e il Tiene che viene in avanti, si libera molto bene Conzato che viene spinto da dietro ma l'arbitro dice no, no, non c'è fallo, non c'è nessun fallo, e adesso si libera bene, attenzione, attenzione, fischia l'arbitro e dà un blu, addirittura dà un blu a il giocatore in panchina, questa non ci voleva, giocatore in panchina Marco Todeschini, secondo portiere, deve andare quando mancano 8 minuti e 19 secondi. Quindi punizione di prima per il roller Bassano a 8 minuti e 19 dalla fine del primo tempo, deve uscire un giocatore e sarà Pietro Luotti con il numero 6 che esce, attenzione, c'è il secondo arbitro che chiama il primo, chiede delle spiegazioni, non c'è niente da spiegare, ha già deciso lui, signor Righetti, il signor Righetti è sulla postazione, quindi Zen contro Pavan, 8 minuti e 19 potrebbe essere, vediamo, non diciamo niente, parte Zen, non riesce la conclusione, ma si era mosso avvertitamente un giocatore del Tiene e quindi nonostante la parata di Pavan sfuma anche questa occasione per troppa irruenza e quindi fa ripetere il tiro, è Del Monte questa volta, Pippo Del Monte muove la pallina ed insacca il numero 58, Del Monte insacca 2-0
2-0 per Roller Bassano, 8 minuti e 12 secondi alla fine del primo tempo. 2-0 per Roller Bassano, proteste dalla panchina, sbaglio sulla partenza. Insomma, sta di fatto che il Tiene dovrà mettere in campo molta più tranquillità, molta più lucidità, perché per il momento si trova sotto di 2-0. È entrato in questo momento dalla Giustina per l'Hockey Tiene con il numero 5 che muove palla da Casalotto. E allora è fallo adesso, sbattuto a terra Casalotto da Fraccaro, mi sembrava, comunque sia non un fallo cattivo, solo una spinta da Tergo. Tiene deve cercare di trovare il bandolo giusto per la conclusione, che per il momento non è arrivata. Allora Sperotto e Zen, gira dietro a porta e Fraccaro che lo rintuzza e lo manda lontano. Allora dalla Giustina, conclusione deviata, palla buona, si continua. Zen allora in attacco. Attacco, tenta di superare, ma la palla gli scivola addosso al portiere. Pava anche la lascia lì, la recupera stranamente Zen, che nonostante tutto riesce a mantenere il controllo. Adesso ancora il Roller Bassano, un momento favorevole per tutti i rossi del Roller Bassano, che mantengono la pallina adesso. Mancano 7 minuti alla conclusione del primo tempo, non riesce Zen a superare il roccioso dalla Giustina, che non gli dà scampo, non lo fa passare. Allora Pelva che tenta di entrare in area, ma mantiene ancora la palla dal monte Zen. Allora conclusione, deviazione, arriva a Dal Monte, i giocatori del Tiene se ne dimenticano ed è 3-0, 6 minuti e 36 dalla conclusione del primo tempo. 3-0, tiro regolare secondo il direttore di gara Righetti, e rete assegnata dal Monte Filippo. Due reti che ha nel giro di poco tempo, il cambio di mister Zanfi azzeccatissimo, ha portato due reti in saccoccia il buon Filippo Dal Monte. Adesso Giorgio Casalotto si intestardisce in una conclusione solitaria, conquista palla con Zato, e dalla Giustina che dà a Sperotto, conclusione, palla rimane lì. La palla rimane lì ed è Fraccaro. Allora Fraccaro, Zen, conclusione, la ferma il portiere fuori dall'area, ferma la pallina fuori dall'area. Secondo time out chiesto dall'Hockey Tiene, secondo time out di 30 secondi. Vediamo anche qualche cambio, esce Sperotto ed entra Ballardin tra le fila dell'Hockey Tiene. Vediamo se c'è qualche disposizione dell'ultimo momento. Mancano 5 minuti e 55 secondi al termine della prima frazione di gioco di questo primo tempo, che vede in vantaggio gli ospiti per 3-0. Calmo come al solito, Tiella infonde sicurezza, tranquillità ai suoi, e vediamo se servirà a qualche azione fruttuosa per l'Hockey Tiene, che per il momento, a parte tiri da lontano, non è riuscito in incursioni a mettere in difficoltà la difesa del Roller Bassano. E Zen che muove palla per Dal Monte, che mantengono il possesso della palla dietro la porta. Ancora Dal Monte tenta di fare la girata, ci mette il pattino Pavan, conclusione da lontano, nella confusione ribatte il portiere, conquista palla e tiene, è Conzato che dà dalla Giustina.
ancora dalla Giustina, dalla metà campo, è molto indietreggiato il Tiene, è Conzato che viene in avanti da Ballardin, Ballardin per dalla Giustina, attenta alla difesa del roller Bassano, si libera con questa palla, Casarotto non riesce, di nuovo conclusione parata da Comin, protesta il giocatore ma l'arbitro dice di continuare, non ha fatto niente. È troppo nervosismo, si libera molto bene Ballardin, tiro alto, infatti il direttore di gara chiama, richiama il giocatore numero 11 e gli commina un warning, quindi attenzione, numero 11 si è preso un warning. 4 minuti e 47 secondi al termine della prima frazione di gioco. Riparte il gioco ed è Zen che cerca di liberarsi, riesce a far passare un filtrare, un passaggio per Fraccaro troppo lungo, dall'indietro pallina che non riesce a liberare dalla metà campo il roller Bassano per i 5 secondi, quindi conquista in attacco la palla all'hockey Tiene. Allora Casarotto parata sul pattino, ancora Casarotto, Comin è pronto, ribatte molto bene, conosce i giocatori del Tiene per averci giocato vari anni, quindi sa delle certe astuzie, certi tiri di prima dalle zone laterali, si fa trovare, non si fa trovare impreparato. Scambio Pelva Fraccaro, mantiene molto bene, fa girare palla il roller Bassano, Dal Monte adesso, incursione, parata di Pavan, incursione molto buona, parata di Pavan sul tiro forte, conclusione molto forte sulla destra del portiere, nulla di fatto, e Ballardia allora che si libera, viene in avanti, tenta un passaggio dietro ma commette fallo, spinge Pelva che cade a terra, anche mister Tiella si è fatto prendere dal nervosismo e dà un warning all'allenatore del Tiene, si è preso un warning, troppo nervosismo in questa prima parte della partita, troppo nervosismo, i giocatori del roller vanno a nozze, stanno andando a nozze, gli va tutto bene in forza di un primo tempo giocato con una certa bravura, questa volta il tiro va dentro ma ribattuto con il piede, l'arbitro non ha fatto nulla, quindi non è rete, riprende palla il roller, si porta in avanti, tiro, passaggio filtrante sull'area, raccolto da nessuno del roller Bassano, e il Tiene in questo momento che viene avanti, gli ultimi 3 minuti di gioco di questo primo tempo un po' difficoltoso, molto difficoltoso per il Tiene, 3-0 per il roller Bassano, meritato diciamo, che hanno giocato con attenzione e qualità. Conclusione di Luotti, ancora una volta dice no fra palo e portiere, Comin dicono no, passaggio adesso di Ballardin per Conzato che non riesce ad agguantare il tiro, e allora è Luotti che si libera, bomba, para Comin, nulla di fatto, riparte il roller Bassano, 2 minuti e 30 alla fine del primo tempo. E Dal Monte con Pelva. Allora Fraccaro. E per il momento viene avanti Zen, tiro alto. E time out chiamato dal roller Bassano. Chiamato il time out, vediamo un cambio nelle fila dell'hockey Tiene.
È uscito Casarotto ed è entrato Sperotto, mentre il Bassano non cambia la disposizione della squadra. Quindi abbiamo come in porta Dal Monte, Fraccaro, Pelva e Zen. Per il momento questo quintetto rimane a presiedere per gli ultimi 2 minuti di gioco. Etienne invece c'ha Conzato, Ballardin, Luotti e Sperotto ed in porta Pavan. Vediamo se si riuscirà a sbloccare il risultato il Tiene o si andrà su questo risultato che vede molto in vantaggio il Roller Bassano in questo primo tempo. Il direttore di gara ha avuto un bel da fare perché fra nervosismo e azioni di gioco è stato richiamato varie volte ad intervenire. E adesso la squadra giallo-blu che viene in avanti con Sperotto, passaggio filtrante a Ballardin però fermato da Dal Monte. Allora 3 contro 2, Dal Monte, Pelva, però il passaggio si scarica sul lato esterno e Ballardin che viene in avanti. Ballardin, Luotti, Luotti scende sulla destra, gira dietro la porta, si ferma, ancora non trova il passaggio. Sperotto si ferma, 1:30 alla fine del primo tempo, 1:30. Rintuzzano sulle zone laterali del campo i giocatori del Bassano che presidiano la zona centrale con un buon posizionamento dei loro giocatori. Fallo ancora per un blocco di Ballardin. Siamo a 8. 8 falli per l'Hockey Etienne, 8 falli, un blocco in movimento ha chiamato l'arbitro, quindi forse poteva anche essere secondo time out chiamato da Roller Bassano quando manca 1:10 al termine di questa prima frazione di gioco. 1:10, vediamo i giocatori del Bassano molto calmi, mister Zanfi molto tranquillo, posizionato sempre sulla balaustra, ma tranquillo, infonde sicurezza, chiaramente dirà di stringere i denti, tener duro per questo ultimo minuto. E muove palla il Bassano, Fraccaro, Dal Monte scende sulla destra, non affonda, dall'indietro per Pelva, ancora Dal Monte. Mantengono la pallina in attacco nel metà campo dell'Hockey Etienne. Fraccaro non filtra il passaggio, tentativo di passaggio molto vicino al portiere. Luotti che viene in avanti, Luotti si gira, conclusione fuori, mantiene palla, no, la conquista il Roller Bassano con Fraccaro che si fionda in avanti. Zen non riesce a tenere la pallina, il Tiene che la agguanta fra Ballardin e Conzato, Ballardin scarica su Luotti, ultimi secondi, parata di Comin sulla conclusione di Conzato centrale. E allora Fraccaro, Pelva mantiene la palla, la palla è Filippo Dal Monte, tiro dalla metà campo alto sulla destra del portiere. Si conclude con questa azione un primo tempo che ha visto e vede in vantaggio il Roller Bassano per 3-0. A risentirci fra 10 minuti circa.
Riprendiamo il commento di questa derby, come già detto, derby fra Locchetiene e Roller Bassano. Primo tempo chiuso in vantaggio per Roller Bassano sul 3-0. I due quintetti di partenza anche in questo secondo tempo sono esattamente uguali a quelli dell'inizio gara. Quindi per il Bassano abbiamo Comin in porta, poi Campagnolo, Panizza, Pelva e Marangoni. Mentre Locchetiene risponde con Pavan, Casarotto, Sperotto, Luotti e Ballardini. Due squadre veramente speculari, fanno le stesse mosse di gioco, ripartono con gli stessi attori del primo tempo. E però in questo secondo tempo Locchetiene dovrà molto darsi da fare, soprattutto non cadere nel tranello del nervosismo che ha compromesso e di molto la prima frazione di gioco. Ricordiamo anche che i falli sono 8-4 per il Tiene, i falli di squadra, e quindi dovrà stare anche attento sotto questo aspetto. È il Bassano adesso che muove palla in virtù di un primo tempo giocato molto con attenzione, diciamo, è riuscito a chiudere la prima frazione di gioco anche per alcuni errori di, come ripetiamo, di nervosismo della squadra di casa. Sul vantaggio di 3-0, quindi saranno 25 minuti di fuoco, 25 minuti di fuoco che dovrà portare avanti la squadra giallo-blu del Locchetiene. Cercare anche di forare la porta difesa da un ottimo Comin che si è fatto trovare sempre pronto sul pezzo e ha rintuzzato tutte le conclusioni portate dal Tiene. E Sperotto adesso che si incarica di avanzare, tiro che si infrange sul palo, palla conservata da Sperotto. Ballardini adesso con Casarotto, si libera, tiro, parata di Comin, centrale, tiro centrale, bene attento il portiere. E allora il Roller Bassano con Marangoni. Marangoni tiene palla dietro la porta di Pavan, alza ma non riesce a andare a conclusione. Luotti, Sperotto viene fermato da Panizza, quindi ripartenza del Bassano. Panizza dalla sua esperienza è riuscito a fermare l'incursione di Capitan Sperotto, che adesso conquista la pallina e rilancia l'azione del Tiene. Siamo ai primi minuti di gioco della seconda frazione di questa partita. Tiro, si infrange sulla stecca di Campagnolo, non arriva neanche a conclusione. Pelva adesso, Pelva che dà Marangoni gira dietro la porta, contrastato da Luotti, fa girare palla il Roller Bassano per prendere il ritmo giusto. Pelva, Marangoni non affonda il tiro, cerca di girarsi ma Luotti capisce tutto, gli sottrae la pallina. Allora Sperotto e Casarotto. Si libera Sperotto, conclusione parata di Comin. Il copione non cambia e non cambia neanche il risultato. E quindi Panizza che tiene pallina dall'indietro per Pelva che viene avanti, cerca, no, non fa filtrare il passaggio, mantiene il possesso della sfera. Ancora Panizza da lontano, si gira Campagnolo, coglie impreparato Pavan, forse gli passa in mezzo alla gamba, tiro delizioso di Campagnolo che trattiene la pallina che gli era stata passata da Panizza e poi la gira in porta per il risultato di 4-0 per il Roller Bassano. 4-0 per il Bassano.
E allora è il Tiene che viene avanti con ancora più veemenza. Casarotto non riesce il passaggio. Palla in attacco per il Bassano. Panizza che tiene la pallina. Da Maranguni, Campagnolo, autore della prima rete del secondo tempo. Un'ottima girata. Sperotto che difende la pallina, la conquista 3 a 1, e conclusione di Ballardini, alta sul passaggio di Casarotto. Questo attacco in superiorità numerica non va a buon fine. Luotti, allora tiro, conclusione, ribattuta, tiro di Casarotto, ribattuto ancora da Comì, si fa trovare non solo pronto, prontissimo, e ancora conclusione di Casarotto. Insistita l'azione dell'Hockey Tiene, insistita, perdurante, perforante, non perforante, no, perché c'è Comin che blocca. E allora Marangoni, tiro su Panizza, conclusione pericolosa, conquista la palla Marangoni, dall'indietro a Panizza, Pelva. È ben messo in campo il roller Bassano anche nella fase di attacco. Scambio Marangoni, manca solo l'ultimo passaggio. Ancora palla al roller Bassano dopo la sciabolata di Pavan, che ha ributtato la palla nella metà campo del tutti rossi. Marangoni non riesce a filtrare il passaggio, c'era Campagnolo pronto alla conclusione appena da fuori area. Conclusione di Sperotto, para ancora Comin, e allora Marangoni viene su il roller, viene su in avanti con Panizza che fa gioco. Inizia a far gioco con Campagnolo. E ancora Panizza. Pelva in questo momento. Tiene palla, cerca di trovare il pertugio giusto, lo scambio giusto, che però non riesce. Perde la pallina adesso Pelva, ma Sperotto, troppo precipitoso, manda sulla palla, ripresa dal roller Bassano che ha modo di tenere palla ancora per altri 45 secondi. E Casarotto però che riconquista palla, la dà a Luotti, Sperotto, conclusione, para Comin. Insuperabile per il momento il portiere del roller Bassano, si fa trovare sempre prontissimo in qualsiasi fase, in qualsiasi tipo di attacco che abbia portato per il momento l'Hockey Tiene. Allora palla in attacco del Tiene quando mancano 17 minuti e mezzo al termine della partita, 17 minuti e mezzo di questo secondo tempo. E non riesce a trovare il pertugio giusto il Tiene, tira molto lontano, palla deviata, para Comin, l'arbitro Righetti ferma il gioco. Palla, sarà una palla a due, e infatti c'è Marangoni e Casarotto. Fischio, mantiene la pallina il roller Bassano con Campagnolo che viene in avanti, tiro un po' blando
si infrange sulla stecca di Sperotto e riparte il Tiene dopo aver subito un fallo di squadra. Siamo 8-6 per questo momento nel conteggio dei falli, 8 per il Tiene. E Casarotto che tenta di girarsi, ben marcato da Marangoni, dalla pallina Ballardin, tiro dalla distanza, para Comin, riprende Ballardin, passaggio a Luotti, non riesce l'ultimo tocco con Comin superato, allora contrattacco del roller Bassano, conclusione di Pelva, scarica in avanti Casarotto, non avvedendosi che Ballardin stava portandosi in attacco, e allora roller Bassano con Pelva che viene in avanti. Campagnolo adesso tiene la pallina, Campagnolo gira dietro la porta, possesso palla, non va bene il passaggio, Casarotto tiro, si infrange sui pattini di Pelva, palla fuori, cambio fra le fila del roller Bassano, esce Campagnolo, entra col numero 11 Fraccaro. 15 minuti e 50 secondi a termine dell'incontro. E allora è Sperotto che viene in avanti, e Fraccaro ruba la palla, si invola da solo e sbaglia, ottima conclusione, ma ancora errore, capisce tutto Marangoni, passa a Pelva, tiro, para Pavan, fasi concitate di gioco, due errori potevano costare molto caro all'Hockey Tiene, invece si è riuscito a salvarsi, tiro raso terra di Ballardin, esce sulla destra del portiere Comin, ancora Pelva in attacco, un giocatore che non si è mai risparmiato fino a questo momento, ha giocato dall'inizio della partita tutti i minuti di gioco. Allora Marangoni che viene in avanti, non riesce a liberarsi, conquista palla Luotti che viene in avanti con Sperotto, passaggio a Luotti che non riesce a concludere, a toccare dentro, la seconda volta che non riesce l'ultimo tocco finale, conclusione però adesso in girata di Luotti che insacca la prima rete, riduce quindi il gap e porta alla prima rete dei locali gialloblu, la squadra gialloblu riesce a perforare la rete ben difesa fino a questo momento da Comin. Time out chiesto dall'Hockey Tiene e anche vediamo un cambio, è entrato Conzato, è entrato col numero 37 Conzato. E quindi è uscito Ballardin dal rettangolo di gioco. Quindi è riuscito a perforare la rete di Comin, riducendo di un pochino il gap. Siamo 4-1 in questo momento, quando mancano 14 minuti e 45 secondi al termine dell'incontro. Prima volta che Comin era rimasto un attimo interdetto, non aveva ben seguito l'azione, è riuscito con un tiro proprio dell'ultimo momento, una girata, il Pietro Luotti a segnare la prima rete per l'Hockey Tiene. Adesso muove palla e roller Bassano con Pelva che non forza il tiro. Mantengono la palla, scarica all'indietro per Panizza che però non riesce nei 5 secondi canonici a liberare la palla dalla propria metà campo. Palla in attacco dell'Hockey Tiene. Palla in attacco, muove Luotti per Casarotto. Il nuovo entrato Conzato dà ancora indietro a Luotti. Che non si risparmia, scende ancora, gira, passaggio a Conzato, non riesce il passaggio filtrante, ultimo passaggio al centro dell'area, c'era Casarotto in attesa per concludere, tiro di Sperotto, la palla esce,
palla esce, però l'arbitro fa ripetere il movimento fatto da una posizione irregolare, quindi palla ancora lo che tiene. È Conzato dall'angolo basso, muove per Casarotto, Casarotto alza la palla, non riesce la conclusione per l'azione di Fraccaro che contrasta all'ultimo momento il tiro di Casarotto, e allora muove ancora a largo il roller Bassano, passaggi ampi, posizioni molto distanziate nel campo. Marangoni che si dà molto da fare, mantiene il possesso della palla, attaccato da due, fa filtrare un passaggio inverosimile per Fraccaro che non lo raggiunge, palla in avanti, Sperotto, conclusione violenta che però si infrange sulla balaustra ed esce. Time out chiesto dal roller Bassano e ci sono anche dei cambi, esce Panizza, esce Marangoni ed entra Zen e Dalmonte. Quindi doppio cambio per il roller Bassano quando siamo circa alla metà di questa seconda frazione di gioco. Vedete che Mister Zanfi sta richiamando l'attenzione dei propri giocatori. In questo momento sembrava che fossero un attimino un po' calati come impatto qualitativo, e quindi li richiama per tenere duro in questi ultimi 13 minuti di gioco. Mister Tiella invece ha ribadito la necessità di forzare il gioco, di forzare le conclusioni, di mettere in difficoltà la squadra rossa del roller Bassano, che muove la palla adesso dalla propria metà campo. È Pelva che viene in avanti, non si è, come diciamo, mai risparmiato, contrastato da Luotti all'ultimo momento quando stava per tirare. E allora Dalmonte Zen, tiro da lontano, deviazione, controlla una difficile pallina Sperotto e da Casarotto, pallina rimbalzante. E allora ancora il tiene, sta un attimo ragionando, prendendo fiato per le incursioni. Conclusione para Comin, parata col guantone di Comin, riparte Zen per Fraccaro, Pelva ancora dentro, parata, tuffo di Pavan sulla conclusione di Zen, molto tremenda, temibile, che stava per entrare in porta, un tuffo micidiale di Pavan, è riuscito a non far passare il tiro. E allora rimpallo favorevole, Fraccaro Dalmonte non riesce a far giungere la palla Dalmonte a Fraccaro e quindi si sfuma l'azione, ma ancora il roller contrastato Pelva da Sperotto che si fionda in attacco con la forza e l'irruenza che gli sono consone, tiro fuori, non riesce a controllarlo nella girata. E allora ancora palla al roller con Zen, adesso Fraccaro tira, però il tiro contrastato da Sperotto consente a Locche Tiene di riprendere il possesso della palla e andare su nella metà campo. Conclusione di Conzato, protestano i giocatori del Tiene per un attacco, e ancora Conzato che si fionda in avanti, tiro che si infrange sulla rete esterna, conclusione di Sperotto, ribattuta, non si capisce da chi, la palla esce, ma palla del Bassano, 11 minuti e poco più alla conclusione della partita, 4-1 per roller Bassano. Pelva che mantiene la pallina, la dà Zen,
cercano di fare più possesso palla che possono, il roller, movimenti larghi. Aveva conquistato a palla il Tiene, ma Conzato la spedisce oltre la balaustra, fuori dal rettangolo di gioco. Quindi palla al roller Bassano. Palla roller Bassano con Fraccaro. Fraccaro, Pelva. Pelva viene in avanti, contrastato correttamente da Luotti, che però non gli lascia campo. Allora è Zen che tenta di portare avanti la pallina, ma commette fallo toccando la stecca di Sperotto, che subito si incavola, ma l'arbitro gli dice: sta tranquillo che ti do il fallo di squadra, non ti agitare. Infatti siamo 8 a 7 come falli. È Dalmonte che non, azione pericolosa ma sfuma proprio all'ultimo momento. Allora Luotti para Comin, si butta con la sua lunghezza infinita davanti alla porta e quindi ferma l'azione di Luotti. È Fraccaro che porta l'azione, aveva steso Pavan, però il tiro non è riuscito come si intendeva lui, cerca di far filtrare il passaggio a Dalmonte, nulla di fatto. È ancora Zen che tiene la pallina, cerca di ragionare, rallenta di molto il gioco. Siamo sotto i 10 minuti del secondo tempo, siamo sotto, cerca di tirare il fiato e Sperotto che recupera la palla portandola via a Fraccaro, e ancora si porta in avanti, tiro, deviazione, doppia deviazione, non succede niente, la pallina esce nell'angolo più distante. Allora è roller con Pelva, tiro diretto di Zen, esce Casarotto per Sperotto in attacco, non riesce la conclusione, contrattacco del roller. Zen, Dalmonte il tiro viene rintuzzato da Casarotto che subisce un colpo in testa inavvertitamente infertogli da Dalmonte. L'arbitro se ne vede dell'involontarietà, mantiene la pallina per il roller Bassano che fa girare palla dietro la porta, e Zen che dà un ottimo invito a Dalmonte, che al volo tira fuori sopra l'asta. E allora siamo al time out, a 8 minuti e 35 secondi al termine dell'incontro. Esce Sperotto ed entra Ballardin. Ultimi 8 minuti per le speranze della squadra di casa. Ha chiamato il time out Mestiella, sembra più deciso del solito nel intimare le disposizioni che dovranno seguire i giocatori in questi ultimi 8 minuti di gioco. Tranquillità e distensione invece per la panchina di Mister Zanfi. Arbitro fischia di riprendere il gioco. Palla al Tiene, come abbiamo detto è entrato Ballardin al posto di Sperotto, su Luotti, conclusione che si infrange sulle pattini di Pelva che viene in attacco, 2 contro 1, adesso è Zen che si lamenta, però l'azione non è andata a buon fine, ha parato Pavan. Allora Casarotto, tiro molto forte che però esce sopra la porta del portiere Comin. È Dalmonte adesso, le azioni si fanno più confuse. Dalmonte, tiro raso terra, esce di poco a lato a destra del portiere Pavan. Ancora il roller che mantiene la pallina, che però viene presa su tiro errato di Dalmonte. Luotti, Casarotto, tiro di Comin, parata di Comin, scusate.
e questa volta eccede un attimo Casarotto nel riconquistare palla e viene redarguito, gli viene combinato un blu, fallo su Zen, quindi un blu, gli viene combinato il blu, tiro diretto per il roller Bassano. Si incarica Zen della battuta quando siamo a 7 minuti e 50 secondi al termine dell'incontro. Quindi ghiotta occasione per il roller Bassano di riportarsi ancora a di 4 lunghezze. Vediamo, muove palla Zen, numero 80 Zen, tentava, ha alzato la palla ma tiro troppo alto che si è infranto anche sul palo, quindi non è entrato. Arbitro fischia, tiro alto e il tiene, viene in avanti con Luotti, quindi sfuma l'occasione per il roller Bassano, e che però sono in tre il tiene e Luotti da solo non riesce, ma mantiene la palla Ballardin commettendo fallo, proteste inverosimili. Doppio fallo di Ballardin su Pelva, e quindi decimo fallo, ancora un'altra occasione per il roller Bassano. Decimo fallo, altra occasione, 7 minuti e 25 secondi al termine dell'incontro, e Filippo Del Monte sul posto. Intanto entra Bergamin ed esce Zen fra le fila del roller Bassano. Attenzione, il banco ha chiamato di nuovo l'arbitro. Chiamato di nuovo l'arbitro per una eventuale irregolarità che non viene ravveduta. Allora, Pippo Dal Monte, numero 58, roller Bassano. Pavan Nicolò, numero 1, occhi tiene. Muove palla, para sulla ribattuta. Dal Monte in sacca al volo, in sacca, portando a 5 le reti del roller Bassano. Veramente micidiale questo giocatore nelle conclusioni dirette, spietato quasi. E quindi tutto da rifare per il tiene, che già ha fatto molta fatica fino a questo momento. 7 minuti di gioco per le speranze del tiene. Ancora Luotti che trattiene la palla, gliela tocca Fraccaro. Dal Monte, tiro raso terra, para Pavan. Ottima la conclusione di Dal Monte. Adesso Conzato non riesce il tiro filtrante per Ballardin. E Fraccaro tira su, smanaccia, prende palla Sperotto da Luotti che tenta di passare, anzi supera Bergamin col passaggio a Ballardin. Allora Sperotto conclusione del tiene, che però fermata dalla difesa del roller Bassano. Adesso l'azione si fanno molto concitate, Ballardin riesce a recuperare palla, nono fallo, no, l'arbitro ferma il gioco. E allora riprende ancora per il tiene Luotti, tentativo di passaggio, Ballardin finisce a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, è il Bassano che viene in avanti, tiro, riprende palla Ballardin, dà a Luotti che tenta di venire in avanti, e Luotti tiro fuori, nulla di fatto, 5 minuti e 40 alla termine dell'incontro. Conclusione deviata questa volta da un giocatore
del Bassano, conclusione di Sperotto che fa gol quando mancano 5 minuti e 38 secondi al termine dell'incontro. 5-2 per il Roller Bassano qui al Pallaceccato di Thiene. E con questa palla il Thiene dà a Casarotto, che è entrato, tiro di Casarotto che però esce, smanaccia un attimo il Comin, il portiere Comin fuori dall'area, quindi palla all'Hockey Thiene. Palla al Thiene, muove Ballardin, però non riesce il passaggio a Casarotto, è ancora Dal Monte che tiene la palla, la dà a Fraccaro per Bergamin, ma non va il passaggio, che però riconquista palla sul tiro di Ballardin. Non riesce l'affondo di Bergamin per molto poco. Conquista la palla l'Hockey Thiene, da Casarotto per Luotti, tiro, è ancora fase concitata, prende palla l'Hockey Thiene che la tiene, è Ballardin per Casarotto, si gira, tiro che si infrange sul pattino. E allora Bergamin che è Dal Monte che passa a Pelva all'ultimo momento. E sul fallo di Sperotto, che chiude Pelva sulla balaustra, chiama time out il Roller Bassano. Siamo a 4 minuti e 38 al termine dell'incontro. Time out chiamato dal Bassano. Allora, non vediamo cambi fra le fila dell'Hockey Thiene, mentre nel Roller Bassano è uscito Dal Monte ed è entrato Zen. Ultimi minuti per le speranze dei giallo-blu. Ultimi minuti di gioco, 4 minuti per l'esattezza, 4 minuti e 38 secondi. Fallo in attacco per il Roller Bassano. E Zen sulla palla. Bergamin dà l'indietro per Fraccaro tira su una bordata, riconquista palla Luotti, ma commette un fallo molto grave Bergamin, molto grave sì, ma addirittura viene ammonito con il rosso. Colpo di scena ai 4 minuti e 26 secondi al termine dell'incontro, Bergamin redarguito da un rosso, addirittura era arrivato un po' scomposto su Luotti, ma non pensavamo che fosse così grave. L'arbitro ha detto: guardate che ho visto molto bene, ero lì vicinissimo, mi dispiace tanto. Evidentemente ha fatto il segno, evidentemente nella caduta ha dato una sciabolata con la stecca all'avversario volontariamente, e quindi è stato redarguito in maniera molto pesante con il rosso. Intanto c'è il decimo fallo per il Roller Bassano, quindi punizione di prima, tiro affidato a Giorgio Casarotto, 4 minuti e 26 secondi, muove palla, tira addosso a Comin, adesso può sfruttare il power play, il Thiene. Conclusione fiondata di Casarotto che esce, e allora muove, si gira, ancora Casarotto, tiro deviato, palla fuori sull'angolo, raccoglie la palla Luotti, Casarotto, Sperotto, conclusione ancora alta. Gioca molto bene di stecca il Roller Bassano, che ci mette sempre davanti alle conclusioni e in certo qual modo aiuta l'azione del portiere. Palla fuori, angolo basso, c'è Luotti dà a Sperotto, Casarotto, ancora Sperotto.
viene in avanti, tiro, Paracomin dà l'indietro per Sperotto per Ballardin, Casarotto in sacca, questa volta in sacca, ottima intesa fra Ballardin e Papà Giorgio Casarotto, che riesce a segnare, insaccare a terza rete. Siamo 3 minuti e 38 secondi al termine dell'incontro, quando entra per il roller Bassano, entra Panizza, e allora è il Bassano che viene in avanti con Pelva, che trattiene la pallina che gli viene sottratta, e allora si fionda all'attacco, il tiene con Luotti. Speranze ravvivate per il tiene, conclusione dalla lunghissima distanza, deviata fuori, e quindi palla ancora al tiene. Palla al tiene in attacco, conclusione di Casarotto, che aveva tirato da molto lontano. Adesso è Sperotto, tira anche Sperotto, tiro deviato, fase concitata davanti alla porta di Comin, mantiene la palla Luotti a Sperotto, altra bordata, para per così dire, Fracaro che alza la pallina, sappiamo che non è più fallo, ma cioè non si effettua più la deviazione, e infatti muove la palla, tiro di Casarotto, para Comin su un pertugio che si era creato nella difesa. Adesso è Panizza che viene in attacco, Sperotto non lo fa passare, testa a testa fra i due, e allora Fracaro che si porta in avanti e subisce fallo, mancano 2 minuti e 40 secondi al termine dell'incontro. Fracaro muove la pallina, Fracaro per Zen che tenta di andare in avanti, cerca di mantenere la palla, ci riesce, da Pelva, fa girare la pallina per Fracaro, ancora Panizza, Zen tiene palla molto bene il roller, adesso addirittura Pelva vince il contrasto con Casarotto, ma Sperotto chiude la porta e rimanda in attacco il tiene. È Ballardin che si incarica di tirare, deviazione di Casarotto, nulla di fatto, ancora il tiene in attacco, forza l'azione la squadra di casa quando mancano 2 minuti al termine dell'incontro, forza ancora l'azione, è Sperotto, conclusione, deviazione di Casarotto per un pelo, non riesce ad andare a segno, va fuori dalla sopra la porta di Comin, ed è Sperotto che attacca da dietro Zen, l'arbitro dice che non c'è fallo, conclusione di Ballardin fuori, ribattuta da Zen. Fase molto concitata, protestano tutti. Adesso il nervosismo ha preso anche i giocatori del roller, che si vedono avvicinare nel risultato. Doppia conclusione del tiene che va a vuoto, non riesce, conclusione, sbaglia Luotti, l'ultimo tocco era stato imbeccato ottimamente da, e adesso fase concitate, passa la palla da un portiere all'altro, è Panizza che tiene la partita e tiene la pallina Panizza da in avanti, raccoglie la palla Sperotto si gira, viene in attacco rintuzzato da Fracaro, non riesce il passaggio, cade a terra Fracaro, riesce a prendere la palla, sbaglia il passaggio Luotti, ultimo minuto di gioco, e ancora il tiene in attacco, sicuramente ci ha messo l'anima su questa seconda frazione di gioco, però
è riuscito anche a ridurre il gap, siamo a 5 reti a 3. Allora Casarotto, Sperotto si libera, conclusione ribattuta dal pattino di Pelva, raccoglie la palla il roller Bassano, è Sperotto che viene avanti e taglia le gambe, sì, l'arbitro gli commina un blu, troppa irruenza per Sperotto. 45 secondi al termine dell'incontro, punizione di prima affidata a Fraccaro del roller Bassano, troppa irruenza da parte del capitano, ha fatto saltare il giocatore del roller e l'arbitro gli ha combinato un blu, quindi tiro diretto di Fraccaro, bomba diretta e rete. 43 secondi al termine dell'incontro, mette probabilmente la parola fine a questa partita, siamo 6 a 3, 43 secondi al termine dell'incontro, tiro di Casarotto, Comin dice no, ancora attacco del roller che Pelva tenta di far passare la palla, non ci riesce, allora Casarotto tiro, prende la palla Ballardì, ferma tutto, Panizza mantiene la palla e va a Pelva da solo davanti a Pavan, tiro alto, 16 secondi dell'incontro, 3 a 6 per il roller Bassano e Ballardì affidato a lui l'ultima conclusione che va alta, tira sulla palla Fraccaro e quindi ultimi secondi di gioco, ormai hanno mollato tutti, termina così l'incontro sul 6 a 3 qui al Pallaceccato per il roller Bassano. Quindi la sfida che avevamo detto, il derby che avevamo accennato all'inizio dell'incontro, termina in favore del roller Bassano per 6 a 3 qui al Pallaceccato. Secondo tempo sicuramente molto più intenso da parte dell'Hockey Thiene, molto più combattuto, molto più attaccato, ma non è riuscito a colmare il gap e meritatamente il roller Bassano porta a casa questi 3 punti che gli vanno sulla classifica generale. A voi tutti un saluto, un arrivederci fra 15 giorni ancora qui al Pallaceccato di Thiene e un augurio di un buon fine settimana. Buonasera a tutti voi. All right.